bronzo è chiamata Pugile in riposo, ma anche Pugile delle Terme o Pugile del Quirinale. È una scultura greca alta 128 cm, la data e il produttore rimangono sconosciuti. Alcuni datano l'opera alla fine del IV secolo a.C., attribuendola allo scultore Lisippo e alla sua scuola. Altri lo hanno considerato un prodotto del I secolo a.C., attribuendolo a uno scultore sconosciuto. Rinvenuta a Roma su un versante del Quirinale nell'area del convento di San Silvestro e probabilmente appartenente ai resti delle Terme di Costantino nel 1885, è conservata al Museo Nazionale Romano. L'archeologo Rodolfo Lanciani, testimone oculare presente allo scavo della statua, rimase sorpreso alla vista di questo atleta semibarbaro che sembrava uscire lentamente da terra come se si svegliasse da un lungo riposo dopo i suoi combattimenti galanti. In effetti, in una fotografia scattata al momento della sua scoperta, la scultura sembra che stesse solo aspettando di essere trovata. L'opera è stata creata con il metodo indiretto a cera persa. È stata realizzata in diverse sezioni che sono poi state saldate insieme. Testa, corpo, genitali, braccia sopra i guanti, avambracci, gamba sinistra e dita dei piedi, e si può notare l'assenza degli occhi. La statua è notevole per il suo ampio uso di rame, in particolare per le ferite alla testa del pugile e le gocce di sangue sul braccio e sulla gamba destra, nonché le labbra, i capezzoli e le cuciture dei guanti da box. Di particolare valore è il livido sotto l'occhio destro, che è stato lanciato con una lega diversa per dargli un colore più scuro. Facevano parte del processo di finitura, per esempio, i capelli. La base in pietra è moderna ma richiamava la base antica. Chi è la figura? Alcuni lo hanno identificato come il pugile del Quirinale, che vinse per la prima volta ad Olimpia nel 336 a.C. in seguito a una estenuante carriera di continue sconfitte. Altri ancora lo definiscono un personaggio storico o un eroe leggendario. L'aspetto che colpisce maggiormente è la sua stanchezza dimostrata dall'artista nell'atto di girare la testa quando sta accadendo qualcosa di speciale, che possiamo collegare al concetto greco di kairos, che significa un tempo nel mezzo, un momento indeterminato nel quale qualcosa di speciale accade. La statua raffigura un pugile seduto con le braccia appoggiate sulle ginocchia, la testa girata a destra e leggermente sollevata con la bocca aperta. Non sappiamo cosa significhi quel girare di testa. Alcune teorie dicono che era uno sguardo rivolto alla folla eccitata, o appena sentito la decisione dell'arbitro, un'altra chiamata a combattere. La figura è nuda a eccezione dei suoi guanti da box, che sono di un modello antico greco. Essi hanno sia una funzione protettiva che un elemento di decoro. Il pugile è rappresentato subito dopo un combattimento. Il suo corpo muscoloso e la barba folta sono quelli di un atleta maturo. Il suo collo spesso, le gambe flaccide e le braccia lunghe si adattano perfettamente allo sport. Questa scultura è riconducibile all'Eracle a riposo. La sua faccia mostra lividi e tagli. Le sue labbra sono infossate come se i suoi denti fossero stati spinti o messi fuori. Il naso rotto e le orecchie di cavolfiore sono condizioni comuni dei pugili, probabilmente il risultato di precedenti combattimenti. Ma il modo in cui respira attraverso la bocca e i tagli sanguinanti alle orecchie e al viso chiariscono il danno inflitto dal suo avversario più recente. I muscoli delle braccia e delle gambe sono tesi come se, nonostante l'esaurimento della competizione, fosse pronto a balzare in piedi e affrontare il prossimo combattente. Le aree del piede destro e delle mani del pugile sono più lucide a causa di continui sfregamenti da parte di antichi ammiratori. Ciò dimostra quanto l'opera fosse tenuta in considerazione. Era venerata perché si credeva che avesse poteri curativi, e anche per questo motivo il pugile in riposo fu protetto attentamente rispetto ad altre statue realizzate in bronzo che vennero fuse per realizzare proiettili.